quando vuoi. Beh, io intanto direi che abbiamo preso 4 punti a Cremona tra andata e ritorno, e 4 punti in cui se ci avrei a Cremona non c'era proprio niente da dire, perché sia la partita d'andata e quella di ritorno si è decisa per episodi, e questi episodi ci hanno portato a 2-4 punti, una partita comunque, io credo, magari sotto certi aspetti non bellissima, però tatticamente ben giocata da parte, a mio avviso, da tutti e due allenatori, con mosse e contromosse sempre, e anche con grande emozione per un cambiamento di punteggio continuamente a favore nostro, a favore di Cremona. Io penso che noi siamo riusciti perlomeno in un intento, che è quello di non far tirare Cremona nei primi 7 o 8 secondi quasi mai, che era quello che ci eravamo prefissati, perché quella parte d'azione loro sono veramente temibilissimi, hanno delle bocche da fuoco in transizione incredibili, lo giocano molto bene. Poi quando la partita si è messa a metà campo, sia per noi che per loro, poteva vincere uno, poteva vincere l'altro, come ho detto, è andata così, noi ne siamo felicissimi. Sono particolarmente contento perché noi veniamo da due sconfitte, una con Reggio Emilia presa abbastanza larga e l'altra invece con Milano, giocando invece una buonissima gara, perlomeno tre quarti di partita. Però venivamo da una settimana molto difficile e ho visto una reazione da parte dei giocatori nel voler provare a vincere a tutti i costi. Ci è andata bene, andiamo a quota 16 di punteggio e credo che questa partita per noi sia un passo molto importante della nostra salvezza, per poi vedere cosa riuscirà. Su Cremona, senza piacere, devo dire intanto che è particolare giocare in un clima di civiltà così come quella del pubblico qua di Cremona, dove sta sempre vicino alla squadra e sta ben poco contro l'avversario. E faccio un grande bocca al lupo per proseguire il campionato, e non perché qui anche un bocca al lupo a Gigio, che è un amico proprio del allenatore, che mi sembra che abbia portato una grandissima freschezza, un gioco di corri e tira studiato nelle spaziature con diverse soluzioni veramente di buon livello. Credo che oggi Brian Chase, forse come aggiunta, non è quello che ha brillato più di tanto, però mi sembra un giocatore di grande valore. Su Cremona, al di là, come discutavamo prima con voi giornalisti, dell'ultimo in Lopez sbagliato, io a dire la verità che il piedi ci ha fatto veramente male quando ha messo la palla in terra, lo sapevamo che la metteva, eravamo pronti, eppure è riuscito sempre a deludere le nostre marcature, quindi ha fatto una partita di grandissima sostanza. Perché a noi ha fatto molto male. Però insomma io credo che il campionato sia ancora molto lungo. Siamo sempre gli stessi, forse siamo un po' stanchi, forse la pausa che arriverà la domenica prossima. Noi abbiamo in casa Biella domenica prossima, quindi è un'altra partita per noi veramente molto importante, anche perché poi necessitiamo proprio un po' di giocatori, di un po' di riposo per ripartire con un po' di energia. Però faccio un grande bocca al lupo a Cremona e speriamo bene per tutti. Dovreste vincere con Biella dei salti al 99%, non so di sì, perché andremo a 18 punti. Insomma, abbiamo poi ancora in casa a Pesaro, abbiamo vinto a Pesaro, speriamo di essere bravi almeno nel capitalizzare queste partite con le squadre, così poi dopo qualche colpetto fortunatamente il giro è andato con qualche grande, l'abbiamo fatto, speriamo di continuare così. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Di essere a casa, a casa, però se posso fare recitazione, con una partita, un'occasione francamente persa, che per noi vincere sarebbe voluto dire
sarebbe voluto dire andare a 8 punti dall'ultima in classifica con un più 33, e l'avevamo già detto durante la settimana, e agganciare un'altra possibile concorrente, quindi un'occasione persa, perché penso che con un briciolo di più attenzione questa partita potevamo, sebbene non avessimo giocata bene, potevamo comunque vincerla. Ci hanno punito i loro rimbalzi d'attacco, in particolare nel finale, e ci ha punito in un certo senso, come diceva Pino, cioè è stata una partita molto tattica, più che standard, è stata molto tattica, e anche il punteggio lo descrive, un 73 a 74, quindi punteggi bassi, perché i tatticismi erano quelli che sia da una parte che dall'altra venivano messi in campo, e nessuna delle due formazioni è riuscita più a superare questi tatticismi. Niente, adesso dobbiamo ritornare in palestra martedì per preparare la prossima partita, che come ogni partita che giochiamo sarà una partita estremamente importante. Non si può condannare presso l'errore del campionato. Cioè, quelle cose che dici... Parte del gioco. Dovevamo metterlo dentro, però non sono... Però forse ci aspettavamo qualcosina in più, forse dalla serie. Ma sì, oggi non ha di certo brillato Brian. Dati difficoltà... in difficoltà, non è, sappiamo bene che non è Chase il giocatore visto questa sera, assolutamente, questa sera è stato fortemente in difficoltà, e non penso di dire nulla di strano se lo fermo, se lo dico. Hai provato per alcuni tratti di Penny e Coti Stipanovic insieme, che è un inedito, no, della stagione, sì. Questa volta, come li hai visti? Ma francamente li ho potuti mettere insieme anche non a sufficienza, nel senso che quando loro erano con Jelovac e in 5, quindi Mignori o Akindele, l'accoppiamento poteva andare, quando invece giocavano con Yunusas da 4 era magari un pochino più difficile, poi quando loro ci hanno fatto la zona con Tuca in campo era un po' più difficile, di conseguenza un po' i falli, un po' anche era una situazione tattica che poteva funzionare in certe situazioni, non mi hanno permesso di giocare con quell'accoppiamento a lungo, ma diciamo che i falli sono stati il problema principale, perché sia Stipa che Duca avevano falli, quindi insieme era fatica farli giocare. Senti Gesù, possiamo fare un botta risposta flash su 5 punti? Vai. Allora, giusto che hanno togliere tanto tempo, innanzitutto secondo me la partita l'hanno giocata loro, non voi. Se i ritmi erano i loro, non i vostri, avete sempre vinto oltre i 90, avete perso una partita ai 70 con dei ritmi senza nulla togliere a te, nulla togliere ad Attilio, a ritmi a cui giocavate prima e non giocavate adesso con te, non è un caso forse perdere partite quando si gioca sotto ritmo con una squadra come la tua. Allora, ha detto bene Pino Sacripanti che volevano toglierci il nostro tiro nei primi 8 secondi d'azione. E ce l'hanno tolto, e questo ha snaturato un po' il nostro modo che è stato fino adesso di vincere le partite. La partita l'abbiamo giocata sui ritmi loro, però francamente l'abbiamo condotta noi. Alla fine gli episodi non ci hanno dato ragione. Uno, il canestro 3 secondi alla fine di Akindele, dove il time out aveva detto se arriva lì sotto facciamo fallo prima del tiro, anche perché non eravamo in bonus, però poi il fallo non fatto, ho detto me la sentivo di tenerlo, lo stavo tenendo, invece stavo tenendo, ce l'ha fatta. Comunque sì, il ritmo era loro, ma la partita probabilmente l'abbiamo condotta più noi. Ti è un caso che Lusa abbia giocato la migliore partita stasera in posizione di volta? Spero che sia un caso. Segnato,
difeso, ha preso rimbalzi in attacco, ha fatto azioni prendendo due rimbalzi d'attacco di fila. Lo sappiamo che in quel ruolo difensivamente abbiamo più di qualche lato. Chiaramente adesso a giochi fatti è facile fare un lavoro così, molto facile. Non aver avuto Affo in posizione di numero 3 nel momento in cui Harris oggettivamente è in un periodo un po' di involuzione, al di là dei punti, che poi il bottino è sempre quello, no? I punti più o meno sono sempre quelli. Tutta questa Bologna ha giocato un'ottima partita, quarto quarto ha fatto un po' fatica, però sono qua stoppata, la fine che ha fatto in aiuto è stata decisiva. È un momento in cui però oggettivamente fa un po' fatica, non so se è una questione fisica, è una questione psicologica, ecco, hai magari il minimo di rammarico nel... Non avrei avuto... Cioè, ha detto che Johnson secondo me ha fatto una presa sufficiente, per sì. qualcosa di più però ha fatto una presa sufficiente. Diciamo che non avendo a disposizione Luca, fra il sacrificare la mancanza di un'ala o la mancanza di un playmaker, devo sacrificare la mancanza di un'ala, quindi poi magari avremmo avuto dei problemi probabilmente per situazioni di falli o così, quindi due playmaker li devo avere per forza. Quindi. Sì, sì, no, però ti dico in generale, mi sembra un ruolo che siete scoperto. Difensivamente. Sì, sì, cioè io parlo difensivamente. Sì, ma anche perché... Cioè, secondo me la partita l'avete persa difensivamente, concedendo un certo punteggio, concedendo troppi rimbalzi in attacco. Non essendoci anche Luca in quel ruolo lì, capito? Cioè, anche se Luca è un playmaker, ma difensivamente è un 3, è un 2, è un 2 e un 3, difensivamente, offensivamente un playmaker, non, non avevo alternative di fisicità, insomma, ecco, quindi... l'ultima domanda. Perché anche l'ultimo tiro da 3 punti che loro quel tiro sì. sull'uscita, lì doveva fare un cambio difensivo. L'ultima domanda. A farlo, a provarci quegli ultimi 4 secondi 80 non riesce a giocare come li ha giocati. Mi spiego. No, un secondo. 4-89, no. Mi spiego. Loro ricevono palla con Akindele, il tuo difensore non fa fallo, Akindele va di mancina, segna, possesso successivo, rimessa disegnata perfettamente, esecuzione perfetta, palla alzata, non alta, non bassa, perfetta, se lo provi 10 volte non ce la fa più. Io credo che un po' di rammarico, capisco che non si può colpevolizzare un giocatore e non lo colpevolizzo io come non lo colpevolizzi tu, però oggettivamente professionista un canestro del genere con, cioè io capisco se la palla fosse stata alta, mi cerco di mettere una punto era lì. Però era perfetta, io l'ho vista che era perfetta, credo che un po' di arrabbiatura sia naturale, no? Sì. Senza colpevolizzare nessuno, credo sia naturale. Sì. Poi, come ha detto Vitali, si sbaglia un tiro libero, si sbaglia un tiro a 3 punti, ci sono degli errori che sono più errori di altri, questo è oggettivamente un errore grave. Sì. Hai detto tutto, sì. Però cioè, senza colpevolizzare il sai che cos'è? È come che so quando Buffon contro Lecce fece cosa gli vedi? Uno dice, no, però qua tutti diciamo che si possono commettere certi errori, però la realtà delle cose è che quando un errore, quando un errore è lampante, capito? È Marco stava a sottolineare perché già chi l'ha fatto dice cioè, poi si era marcato che l'uso visto la fine che era proprio cioè qui a questo punto staremo a raccontare una partita vinta di un secondo alla fine sui ritmi degli avversari con una magia finale magari anche io non giustamente cazzo, grande rimessa disegnata nel time out grande, invece stiamo raccontando una partita giocata ai ritmi loro, quindi purtroppo abbiamo subito il loro ritmo con un errore banale alla fine eccetera. La pallacanestro, il bello e il brutto della pallacanestro è anche questo, solo che a differenza, cioè mi veniva da pensare, vedi, le prendi Bologna, poi dopo alla fine la fortuna si bilancia tutte qua, no, là l'abbiamo presa perché era nostra. Qua non l'abbiamo presa, ma poteva essere nostra lo stesso, quindi il rammarico è ancora più grande. Comunque la situazione mi sembra cioè, tranquilla, se sì, sì. Più avanzato, possiamo... Sì, sì, solo che sai, adesso arriva un avversario non da poco, di queste due partite, insomma,
avessimo fatto insomma, noi diciamo che ogni partita per noi è una sudata grossa, perché noi non dimentichiamoci che dobbiamo salvarci, no? Certo. E di conseguenza buttare all'aria partite come queste dove a un minuto e rotti dalla fine non ha più sei, veramente anche io mi interrogo, me la riguarderò e guarderò anche, cercherò di capire anche cosa potevo far di meglio. Nel 6 di prima c'è una scosione che abbiamo vinto la seconda partita sulla Sirena con il suo titolo. We don't play a special game today, especially good and Caserta don't play, I think it was average game, but they have I don't think they have luck last shot we miss, but I think we do mistake, our team do mistake, because we've been plus six 2 minutes before the end and we have two fouls to give. Today don't shoot free throws and we don't make fouls, and I think that's deciding the game. I don't know, very tough loss for us. With this win, we can go in upper level of the league and think about something else. But now with this loss, we stay at the bottom, and we must continue to fight to stay in the league. But it's for me very bad. Come resta dall'altra parte, credo che insomma, una vittoria di questo tipo, come ha detto lui, un po' di fortuna sull'ultimo possesso, quando bravi voi a registrare tutte le spallate di premura, più 6, più 5, un canestro di fortuna, un canestro magari un po' meno di fortuna, un canestro importante, quello di Johnson, credo sul più 6, ecco, voi siete sempre rimasti. Sì, sono perfettamente d'accordo con te e con quello che ha detto, appena detto Stiva. Noi siamo stati molto bravi a rimanere in partita in un campo così difficile contro una squadra che sinceramente adesso, per come è strutturata, non merita sicuramente la posizione classifica che ha. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, e poi alla fine della partita si sa che gli episodi, diciamo, possono decidere il risultato in un senso o nell'altro. Noi siamo stati bravi sull'ultimo possesso nostro a dare la palla dentro ad Aguindere, e siamo usciti a fare quello che avevamo, che dovevamo fare, che ci aveva detto Pino durante il time out, così come erano stati bravi loro ad eseguire la rimessa che poi ha portato Peric a fare la schiacciata e che quindi ci ha fatto vincere la partita. Per noi sicuramente è una vittoria fondamentale, che ci fa stare molto, anche ci fa stare anche ancora più tranquilli quanto eravamo prima, e che forse se verrà seguita da una vittoria domenica prossima in casa con Biella, forse ci toglierà definitivamente dal discorso salvezza e potremo pensare con la mente un po' più libera al proseguo del campionato. Posto. Il segreto di questo miracolo della stagione che state compiendo, perché il vostro è il miracolo del campionato, no? Ma sicuramente, guarda, noi per come eravamo partiti, ritrovarsi qui dopo la partita a Cremona a parlare di una vittoria che ci porta a 16 punti, sinceramente in pochi speravano a questa cosa con i problemi che abbiamo avuto. Il miracolo non parlerei neanche tanto di miracolo, perché guarda, quando hai un gruppo così solido e con esperienza come il nostro, che sa come affrontare le difficoltà, sa come in queste situazioni si vive
giorno per giorno in palestra, sempre con il sorriso sulle labbra, però sempre avendo bene in testa quello che bisogna fare e come bisogna farlo. In questo sicuramente è tutta la bravura che abbiamo noi, è tutta la bravura che ha Pino anche nel gestire queste situazioni difficili, così come ha fatto anche l'anno scorso. Grazie mille. Grazie. Grazie.